e in entrambi i poeti di stasera è presente un forte tracciato allegorico, anche se in modo non canonico, soprattutto per Giovenale. E infine, quello che mi interessa, che forse ci interessa di più, è proprio il riferimento alla complessità. L'opera mondo, questa frase vale per Ulysses di Joyce, ma vale soprattutto, spiega Moretti, per Pynchon, Thomas Pynchon, e quindi per il postmoderno, per la letteratura anni 70, quindi ci avviciniamo ai tempi nostri. La struttura complessa dell'opera mondo in qualche modo disegna, assorbe in sé la complessità del mondo in cui si muove lo scrittore e la scrittura. Ora, se questo ragionamento di Moretti vale per molte opere, in particolare narrative, a nostro giudizio vale anche, e forse persino in maggior misura, per una serie di opere novecentesche decisive, ne ho selezionate alcune, ma insomma sono evidenti, cioè il Cantus, il Patterson, The Maximum Poems di Tchaikovsky, che sono tutte a loro modo delle opere mondo, però via via più problematiche, più aperte, più di presa sempre più incerta sul reale. Sono dei capisaldi della poesia novecentesca e Montale, l'ho introdotto perché appunto oggi la lezione era su Montale, anche se vogliamo l'opera di Montale potrebbe essere vista come un'opera mondo, cioè da una parte le prime tre parti ovviamente compiute, quasi dantescamente compiute fino a Bufera, e poi un percorso in negativo, la seconda parte, a vedere l'opera totale di Montale come un unico libro, il risultato è un'opera mondo paradossa, in qualche maniera, infine sintonizzato sul tempo distonico che si trova a vivere. Particolarmente è vero questo per i due poeti di oggi, nel senso che la loro tendenza a costruire un'articolazione di pensiero e scrittura che viva e riproduca, che dialoghi con l'umano, con la realtà, con la storia, con il presente, e ovviamente deve fare i conti con dei codici mutati. Qui appunto soltanto alcune possibilità di interpretazione che non necessariamente coincidono con quelle dei poeti stessi, ma indubbiamente la società della complessità in senso di accrescimento epistemologico alla Moren o problematizzante alla Harry o alla sociologo tedesco Luhmann. Ovviamente la network society che complica e rende difficilmente districabile il sistema di comunicazione reciproco, al tempo stesso lo intensifica, oppure si può citare la categoria di infosfera in cui oggi viviamo, un libro recente di Floridi, che è uno studioso italiano ma all'estero, e tutte queste categorie entrano, diciamo, nella descrizione del mondo delle metamorfosi, del mondo che erano gli ultimi appunti di lavoro, diciamo, di Ulrich Beck prima che morisse. E dove si trova l'idea di questo magma informativo, comunicativo, quasi orizzontale, che travolge le certezze e i confini. La parola confine è fondamentale, per esempio, nell'opera di Marco Giovenale. Ok, questa era per definire diciamo, il campo in cui ci muoviamo. Marco Giovenale, in particolare, poeta nato a Roma, no, presso la propria Roma, a Roma, chiedo scusa. Nel 1969 e ha una personalità multiforme, collabora con una serie di riviste, è fondatore, tra i fondatori di Gamma, che è una rivista telematica molto importante, perché ha portato delle categorie e degli strumenti di pensiero aggiornati nel campo della poesia e della scrittura italiana, ed è traduttore. Curatore di libri, traduttore, questo ci tengo a dirlo, Jack Spice, Big the Kid, un libro straordinario, che lui ha tradotto e curato da Paul Vangelista. Quanto alla scrittura, ora qui per questo, diciamo, questo profilo non risolve in nessun modo e non, oserei dire, aggancia la complessità
della scrittura di Marco Giovenale. E noi vediamo invece, chiaramente è illeggibile, ma l'insieme della bibliografia di Marco Giovenale, noi già ci avviciniamo in qualche modo alla complessità della sua scrittura. Due dati dalla ricca bibliografia di questo poeta. Uno, quasi una necessità di scrittura, che è quasi trama a partire dai titoli, tanto che con i titoli lui ha fatto anche un libro, con i titoli dei suoi, sì, un gioco chiaramente, però insomma è come se tramasse sul vuoto una ricerca di senso. Due, quello che lui chiama la poetica del raggiera, perché tutti questi titoli vanno anche in direzioni diverse, ci sono alcuni centri di gravità comune, ma sono una serie di ricerche poetiche di direzioni anche differenti. Fra parentesi, lo dico soltanto di volo, Marco Giovenale è un teorico della poesia molto importante, il quale nel 2010 ha pubblicato un testo di teoria poetica intitolato Cambio di paradigma, che ha avuto il merito storico di introdurre dentro il campo della letteratura italiana una serie di categorie, pur mettendo in premessa che non tutta la sua struttura si poteva essere ridotta al proprio stesso scritto di poetica, ha aperto la porta a una riflessione su alcune forme di scrittura post neoavanguardia, oserei dire, americana, cioè quelle intorno a Charles Bernstein, Silliman, Bruce Andrews, per quanto riguarda gli Stati Uniti, o anche alcune forme di scrittura francese intorno a Jean-Marie Deleuze, che sono delle categorie nuove che hanno a che fare con la modalità elencativa, con una forma di scrittura antiretorica, con una discussione sulla postura dell'autore rispetto ovviamente a un campo di parole, di comunicazione, un codice mutato nella contemporaneità, per cui può oggi essere il poeta avere una postura d'abate, tradizionalmente no, e allora una riflessione del genere è quella che lui ha in qualche modo, deve dire, imposto e problematizzando questi nomi. Però non tutti questi suoi titoli vanno in questa direzione, anzi, soltanto forse in modo diretto una parte minima. Mi soffermerò poi, do ovviamente la parola a lui, su in particolare, ed ecco che qui torniamo sull'Opera Mondo, su un'opera in fieri, un work in progress, mi sono permesso di utilizzare l'immagine, sì, delle restrizioni. È un libro che si compone di molti dei libri che avete visto prima in bibliografia, 14, e improvvisamente tutto comincia a assumere un ordine e si capisce in sostanza che la scrittura di Giovenale oscilla, ondeggia fra il caos da una parte e dall'altra invece le restrizioni, cioè il tentativo di codificare oppure di scrivere, di tramare delle righe di senso sopra il caos dell'oggi. Delle restrizioni è un libro che cambia continuamente forma, questo mi pare di capire che sia la forma attuale, ma è difficile trovare all'interno di questo libro una struttura. A vederla così sembrerebbe una struttura che progredisce, diciamo così, verso una parte più inferica, maniera nera, ma in realtà la verità è che la struttura di questo libro in divenire è una non struttura, cioè un'architettura sempre riarchitettata continuamente. Okay. Quasi in mimesi con, lo dico ancora una volta, col tempo storico, cioè con la mancanza di certezza epistemologica che stiamo vivendo oggi. Però alcuni nodi, alcune costanti, poche costanti, non si può esaurire diciamo così in breve tempo la ricchezza di questo libro, però alcune costanti le vorrei sottolineare. Per esempio, l'intero libro è attraversato da una grammatica della percezione, cioè un avvicinamento continuo, uno smontare la tavolozza essenziale della percezione, che è quell'elemento, quindi lo sguardo, gli occhi, la luce, il buio, quasi un fatto di realtà,
quasi un fatto di realtà, cioè nel momento in cui lo scrittore si pone allo scrittoio, ritrova per certi versi un formulario di base, un abecedario, e quindi si riavvicina agli elementi fondamentali del vedere, del percepire, che sono ovviamente anche elementi filosofici, cioè il soggetto che si pone in contatto con la realtà. Non è un caso che la fotografia è un altro punto molto importante all'interno della poetica di Marco Giovenale, sia perché entra costantemente dentro la sua parola scritta, sia perché dialoga, cioè La casa esposta è un libro al cui centro c'è una sezione che non è fatta di scrittura ma di foto, e ha esattamente lo stesso statuto, diciamo così, della poesia, quindi si comincia a capire anche la complessità formale, trasmigrare di una forma in un'altra. Ovviamente questo ha a che fare con il contatto tra un soggetto e un oggetto, quindi con un residuo lirico. Vincenzo Stuni, in questo caso in veste di critico, ha fotografato bene questo inizio, questo residuo lirico, l'ho chiamato io, che diventa immediatamente il suo rovesciamento. L'altra volta abbiamo parlato del lirico in quanto in senso filosofico, no? Quindi il lirico da una parte, diciamo di linea per semplificare, banalizzare, petrarchesca, quindi la ricerca di un oggetto che sfugge, che arriva fino a Zanzotto, e dall'altro il lirico filosofico, anche il lirico pieno di cose, alla Shelley, alla Leopardi, pieno di, che esplode di riflessioni sul mondo. Il lirico, diciamo, è fin dall'inizio teso all'oggetto. Inizialmente forse il residuo lirico non è del secondo segno, che è più di Ostuni, ma è del primo segno in Giovenale, cioè quello petrarchesco zanzottiano, cioè un prosciugare il rapporto sul piano filosofico proprio in termini di soggetto-oggetto, e in questa continua ricerca fra un soggetto e un oggetto che sfugge, fino a che anche lo stesso soggetto sfugge. E questo in realtà è il punto d'innesco della poesia di Marco Giovenale, per cui in effetti poi la prima persona non si trova quasi mai, e il lirico è premesso per certi versi a una terza persona, cioè sono tutte le esperienze, diciamo, probabilmente dello stesso scrivente, ma diventano la premessa per una voce che sfugge a una categoria lirica propriamente detta, e diventa il punto d'innesco fra una lingua di un soggetto premesso al discorso, come nella casa esposta, la voce di altri, di una terza persona, perché la poesia di Marco Giovenale, in della restrizione anche altrove, è piena della voce degli altri che sono come raccolte e incise su un nastro, quindi questo elemento etico di raccogliere le voci, e poi anche però il linguaggio, un ultimo passaggio, che parla il soggetto, questo è Foucault è un autore fondamentale per Marco Giovenale. Questo aspetto, quindi il soggetto che viene mangiato dal linguaggio, della società, del mondo, eccetera, è molto presente in alcune prose, ad esempio, più pulite, più in questo senso esposte, forse civili anche, no? Che si occupano della polis, come dice Marco. In questo senso abbiamo altri punti fermi, cioè l'occuparsi dei luoghi come clinica, cioè far lavorare il discorso all'interno dei luoghi, di alcuni luoghi ritornanti, che sono luoghi che sono dei veri topoi del nostro immaginario: la clinica, la casa, l'interno, l'esterno, la clinica come luogo di patologia che però in qualche modo si normalizza, e la casa come luogo di perimetrazioni che però sono sempre sfuggenti. Proprio nella ricerca di oggetti che a loro volta sfuggono, e quindi in realtà la casa spesso è il luogo di patologie, e la patologia della clinica va a normalizzarsi, sono dei punti costanti della sua poetica, e in questa ricerca, in questa continua tensione conoscitiva verso l'altro, in realtà talvolta emergono dei grumi di storia, delle restrizioni, il dolore, quindi la cura del dolore, la cura dell'altro, viene nominato, quindi, e anche gli altri, i perdenti, i sommersi, così come quelli che abitano la clinica, che sono dei sommersi, dei rimossi, dei perduti, quindi la lacerazione, il rimosso, la perdita, il vuoto, ciò che non c'è più e che la scrittura cerca di
non di risarcire, ma di ritirare o comunque di rinominare, che non è risarcire, è un'altra cosa, rinominare. E quindi la storia dei minuti e dei minimi, nella storia dei minuti niente pace al piano. Nell'altra colonna, allora sarà bello quando noi, che qui abbiamo abitato, amato, bellissimo, sembra addirittura quasi un coro, questo forse è il punto più esposto in questo delle restrizioni, perché è quasi un coro leopardiano, ricorda quasi il dialogo tra Federico Ruiz e le mummie, però non so se, se effettivamente ci sono, però insomma, non ricordo. E questo gioco appunto del restituire forma è sostanzialmente il tessuto, diciamo così, il legamento etico di tutta la struttura di Marco Giovenale. Una prosa del segno meno che poi rientra nella casa esposta comincia con: mi è stata sottratta una primissima forma che non ricordo, o una serie di forme, non so definire. E adesso non posso leggere questa annotazione poi poetica di Schelter, da Schelter, stanno scendendo che sto allungando, quindi stringo. Okay. Però insomma la postura etica, non la postura, è una brutta parola, però questa restituzione della forma o di frammenti di forma a ciò che non viene più detto e pronunciato è una costante, diciamo, della scrittura di Marco Giovenale. E intorno a questo nucleo orbitano altre forme, e qui chiudo, per esempio in Rebus, dove invece tutte quelle retoriche, quegli usi retorici che abbiamo detto prima, che avevo detto prima, quindi strutture elencative molto esposte, vengono oppure montaggi improvvisi, servono per fare un discorso sulla storia e per appunto sulla polis, e poi abbiamo tutto il mondo delle sue prose, se vorrà poi ne parlerà direttamente lui, e infine però ci tengo a citare anche le sibille semantiche, che sono di cui un'immagine avete, perché questo è il terzo, anzi quarto, diciamo, delle sue tendenze di scrittura, in cui la scrittura addirittura diventa quasi una trama in qualche maniera sul vuoto, cioè quello che conta è la forma della scrittura in sé, che serve a riempire o tramare un tessuto grafico, un vuoto sottostante. Ok, questo per dare alcuni tratti della poetica di Marco Giovenale, cui lascio la parola. Grazie alla Fondazione Primo che mi ospita, che ospita il ciclo europeo molto ricco, molto interessante. Io mi limiterei a leggere questo punto con una però velocissima elencazione, appunto, tematica di punti fissi tematici, perché poi effettivamente rintraccio quello che ha detto Luigi un po' la sostanza di tutto quello che è stato il discorso in versi ma anche in prosa degli anni 2002-2017, un po' quello che l'arco di tempo che ho pensato di scegliere per questa sequenza che leggo stasera. E gli elementi più sono... I punti appunto cardinali che orientano il discorso possono essere quelli che appunto in parte tutti sostanzialmente ha nominato Luigi. La casa come luogo appunto espropriato, nel senso di rovesciato su se stesso, perché molto legato alla una patologia particolare, non mi riguarda personalmente ma mi riguarda molto frontalmente per ragioni biografiche, che è una patologia di accumulo. Detta disposofobia, anche la disposofobia impedisce alle persone che ne soffrono di disfarsi degli oggetti, anche non di affezione, perché gli oggetti più banali, fino a creare delle situazioni assolutamente ingestibili, angosciose per chi vive con loro. E quindi questo è un po' il tema centrale, non soltanto della casa esposta, che un po' mi prende a tema, mette a tema questa realtà, questa patologia, ma anche di altri luoghi. E quindi casa, accumulo, disposofobia, clinica nel senso di malattia, patologia, ma anche
come dire, nella doppia accezione che assume in inglese. Shelter vuol dire anche riparo, rifugio, qualcosa che dà sostegno, e quindi è qualcosa che chiude nello stesso tempo imprigiona, chiude e protegge, ma imprigiona anche. E Shelter è appunto il libro uscito nel 2010. Il denaro, ovviamente, e quindi la l'entità immateriale più materiale, più minacciosa che probabilmente l'uomo abbia mai inventato, e lo sgretolamento e delle percezioni e, delle certezze che appunto un po' si sentirebbero di infilare come una trama, in una trama unica tutte le perle singole che ho fin qui nominato, quindi in realtà l'impossibilità di arrivare a tracciare con un tratto di penna intorno alle realtà appunto dette, come se non fosse mai possibile finire di disegnare nella casa, nella clinica, nella propria percezione di queste realtà. La lacuna, la mancanza, che in genere nella organizzazione soprattutto sintattica di alcuni miei testi è strutturale, essenziale, tanto quanto il pieno, tanto quanto l'asserzione, perché appunto non è soltanto un invito al lettore a completare i puntini di sospensione, ma anche, come dire, una vera e propria sorta di sprofondamento e mancanza e assenza che non chiede neanche di essere riempita. Quindi è quella sottolineatura del non detto, del non percepibile che lascia a volte anche interdetto il lettore, e che non chiede assolutamente un'azione ermeneutica da parte sua. Infine una sorta di, legatissimo ovviamente al discorso della lacuna, pudore nei confronti delle storie che comunque si tenta di narrare o di perimetrare, con tutte le difficoltà che abbiamo appena detto. Vado direttamente alla lettura, e da Curvature, un testo che in realtà non è soltanto mio, ma che io considero il mio primo, ed è interessante, forse significativo, che si tratti di un testo a due mani sostanzialmente, perché è una parte testuale che ho scritto io, una parte invece sono le fotografie di Francesca Vitale, un'artista che ho poi seguito nel corso degli anni in tante altre avventure e collettive di libri, letture e mostre, esposizioni, che ho conosciuto peraltro già precedentemente, ma nel 2002 la Camera Verde, un'associazione culturale che è anche casa editrice, ci permette di fare questo librettino insieme, con poche poesie e poche fotografie. È un testo che, tra parentesi, come potete vedere, ad Anna è stato scritto che c'è stata grande disinfestazione del verano. Gli insetti, indivisibili, facevano l'amore, poi le uova, larve e pupe nelle bugie dei morti. Superficie della battaglia esce 4 anni dopo per la Camera Verde sempre, ed è una piccola bacchetta, in realtà un fanetto con dei fogli staccati, con immagini questa volta mie fotografiche e testi. E ne ho scelto soltanto uno. Poi diranno che sono nati la notte e non conoscono, ma sarà un generare poca parola, perché la galleria va al vento, fuori, all'ossario dichiarato dalla luna. Allora sono un serrarsi le fibbie degli occhi, non sanno staccarsi, 12.000 sassi lucidi, le facce tese avanti. Della casa esposta, che appunto, come diceva Luigi, è costituita sia di testi in poesia che in prosa che in fotografie, leggo invece 3 testi. Tutti della prima sezione. La casa esposta è un libro un po' particolare, appartiene alla collana curata per tanto tempo, e adesso un'altra casa editrice, ma insomma con lo stesso spirito, l'Andrea Cortellessa per le lettere, che si chiama Fuori Formato. Perché la casa esposta è Fuori Formato? Fuori Formato perché comprende testi in poesia e in prosa di un certo tipo, chiaramente strutturati sintatticamente secondo una certa orientata limpidezza, ma poi improvvisamente una sezione è composta soltanto di fotografie senza titolo, per cui non si sa assolutamente nulla di questa congerie, di questo accumulo, di questa veramente massa di oggetti improvvisi che compaiono, rottami, materiali accumulati di tipo ligneo, di tipo di ogni genere, che improvvisamente invadono la struttura, e il libro poi ha un'altra coda sempre in versi, improvvisamente finisce con le note di fine
di fine volume, come spesso succede, dove si ragiona sulle origini di testi, su perché per come sono stati scritti, e poi in realtà ricomincia. E qui ecco un altro motivo del discorso fuori formato. Fuori di questo formato, di questa scrittura che è anche organizzata con un carattere Simoncini Gara, molto bene, è abbastanza elegante, inizia invece un'altra parte in prosa, molto scheggiata, molto di più difficile sicuramente lettura, in carattere infine il nodo, cassa, chiuso da 24 secoli, nel commercio di caos inutile delle schegge di lenzuola e la polvere sono sulle lamine d'argento le teste femminili radianti incise e nelle lamine d'oro le frasi si misurano in millimetri 2-3 mani di iodio ecco docile è spinta la mattina giù sul mallo della cresta buongiorno meno male mi svegliate dallo stesso posso così entrare in questo gradiente di pianeta che lui ama lei ama l'aria è mite nel cortile fuori 3000 morti in una notte sola tutti giù qui tutti ecco la prossima estate dormiamo non si libera dagli aghi se ne veste vive nell'ultima stanza, ogni volta sta varando il vascello con lo sguardo nella fontana fuori, dove la potrebbero condurre ma non vuole. Dai 7 anni mentali e non mentali non si strecciano, il colore cenere, la testa, gli occhi. Non possono trovarla assiderata, piuttosto a contare sul balcone, che sarebbe il margine alfa della storia, da dove la contesta e può ascoltarla. Due fibbie alle scarpe slacciate, rientra sempre e cammina sempre scalza contro la parete lì sta bene lì dice alla fine della casa mi riconoscete chi manca è più nitido si prende la ragione ripara le cose fasciandone troppe nel nastro pensato nel giro vuoto avuto con le occhiate la torre giocattolo il modulo d'entrata l'ossigeno le garze A mezzogiorno, quando si dispone sul campo il latte muto dei crani che si affollano sensibili al riverbero, nel giardino, al tavolo allungato per il vitto, sente i fili dell'aria, sente che la risolvono intera. Allora svolge quasi frasi senza dare date, frequenze, suono, con la bocca soddisfatta, grassa, come andasse anche mangiandolo il mondo, monte, detto prima, che era fievole e chiedeva schermo, casa. Il chiuso delle iride. Evito di leggervi, saltiamo questa sequenza che è tratta appunto da Il Rebus e a sua volta un estratto da un testo più lungo che si intitola Camera di Albrecht. Dico soltanto che è un lavoro sul diario di viaggio di Albert Dürer nei Paesi Bassi. E vado invece al libro La Maniera Nera. Di Aragno, pubblicato da Aragno nel 2015. 3 testi anche qui. Il testo iniziale in corsivo è anche presente nella casa esposta e quindi funziona un po' da sigillo di legame tra i due libri e in verità è un po' anche, non credo si tratti di un verso, ma di una sorta di disseminazione di chiavi. Ogni libro dei vari che appunto Luigi ha giustamente elencato, ha mostrato, in versi soprattutto, contiene solitamente 1 o 2 poesie di un libro precedente, come se si trattasse anche in questo modo di seminare le tracce di quell'idea di opera unica che sarebbe delle restrizioni. E quindi questo testo è anche presente nella casa esposta. Nodo 1, quasi dove per diversione stessa il dolore dà fame a sé, da sé diverso cane. Che a muso preso cerca nella cesta in basso dove la materia morta è stata nascosta e se ne imbratta e ne riporta. Due figure vengono e due vanno, a feste, alle alberate, nome come un altro, finiscono dove finiscono loro, seppure è, se è così, al curva muro, a quello strano aggettare del palazzo, da dove, verso dove, danno ombre loro che sono, come devono, ombre soltanto, piene per mattina di notte, non simili, e simili, appaiate appena. De architettura.
tipico, trittico edipico, dove in realtà la realtà non accade, continua curva, con rampolo, curva, continua, maschio, maschio, femmina, due invecchiano, il vecchio ha in vero inverso, ucciso il piccolo, la curva finisce su sé, accanto. Qui è forse un po' facile l'immagine dell'accanto che ritorna su sé nei capitelli corinzi in particolare, no? Che noi vediamo continuamente, però era una strana assonanza mentale che mi risuonava nell'immagine appunto di questo trittico edipico. Strettoie è un libro invece più recente, esce l'anno scorso presso un piccolo, pregevolissimo e onestissimo e veramente notevole autore in provincia di Ancona, che si chiama Arcipelago Itaca, e non perché gli altri editori non siano altrettanto, ma insomma questo è quello più recente con cui ho avuto dialogo. Devo dire, insomma, storia editoriale mia è stata relativamente più che fortunata, non posso lamentarmi nessuno di loro, anzi ho avuto ottimi rapporti con tutti loro. E Arcipelago Itaca, chiedendomi un testo, la collana è La Custrine, diretta da Renata Morresi, autrice anche lei di diversi, e saggista e studiosa soprattutto di letteratura nordamericana, chiedendomi un testo mi ha anche un po' costretto a vedere insieme delle pagine che altrimenti sarebbero state rimaste slegate, implacate, non relate tra loro. E quindi questo è un libro che si compone di tre libri, in realtà, ma non sto a tediarvi perché appunto leggiamo solo due testi e lo faccio immediatamente. Questi che nomino all'inizio sono due divinità medio orientali. Nisroch e Nisaba, tediati, inventano l'alfabeto. Ovviamente a quel tempo non si chiamava così. C'era molta baraonda e bestiame. I porti brulicavano, un verbo congegnato in quel frangente, alla spiccia. I cunei inclinati dicono il corsivo, il servire, il fatto o nuvola di correre, perché segno e cosa siano una, eco, lo specchio orientato. Il cameriere, coi denti sul guscio, dice: la vita è fatta con la morte, bella scoperta, ai margini delle fosse o dei fossili, o portando in tavola qualcosa che poi piace. C'è qualche domanda su questa prima parte, diciamo, della lettura di Marco Giovenale? Qualche domanda di qualche segno, curiosità? Di qualsiasi genere, anche tecniche di scrittura, insomma. Prima ne avrei accennato, ma mi stavo mangiando molto tempo, quindi... Allora, Marco, una domanda la faccio io, visto a premessa di ciò che stai per leggere, non voglio dire il rapporto con la prosa che è ridicolo, ma insomma, perché hai scelto di leggere, mettiamola così, nella seconda parte prevalentemente prose, ha a che fare col tuo orientamento più attuale nella scrittura? Quello schema che Luigi mostrava prima, tra l'altro mi scuso perché è uno schema di qualche anno fa, quando ancora non erano usciti neanche in maniera nera e... No, c'è la maniera. Sì, no, c'è, ma non sono indicati gli editori, perché ancora non erano semplicemente due progetti che stanno lì. Strettoie, tra l'altro, era indicato, era uno dei tre libri che compongono in realtà il libro effettivo Strettoie, grazie a Arcipelago Itaca, poi invece ho messo insieme più testi. Quello schema lì, in realtà Luigi lo sa, viene demolito da una quantità di riflessioni che poi appunto intervengono nel tempo, che mi fanno pensare che questa idea di libro delle restrizioni che tiene insieme più libri di poesia sia a sua volta un satellite molto più piccolo di un sistema ampio che in realtà non fa sistema.
cioè il fatto stesso che alcuni testi che qui non compaiono, che sono le ossidiane, che io scrivo dal 2001 e che soltanto l'anno scorso hanno avuto un po' una forma stabile, e oggettistica e altre prose che leggerò a breve, abbiano in qualche maniera inclinato e messo su un piano inclinato i versi fino a farli precipitare in uno spazio che diventa in realtà uno spazio limpido della prosa, non fa sì che delle restrizioni venga considerato un'idea di poesia a fianco della quale mettere, come appunto in un'ipotetica raggiera, cosa che io pensavo, le prose, poi le ossidiane, poi magari non so, le fotografie o le scritture semantiche, ma proprio distruggano completamente ogni ipotesi di organizzazione anche grafica del lavoro testuale, soprattutto a partire dal contatto e dalla conoscenza degli autori a cui tu facevi riferimento prima, francesi, francofoni e anglofoni, che tra anni 90 e poi successivamente fino a oggi continueranno, hanno a mio avviso completamente scompassato la tavola di genere, se mai ce n'è stata una così fissa come noi ci figuriamo. Non voglio però prendere troppo tempo, e non so se passare direttamente alla lettura o domandarti se è soddisfacente la risposta. Sì, la risposta è soddisfacente e ha a che fare comunque con, sì, quello era probabilmente un vecchio schema, però comunque il movimento di espressione della tua scrittura, questo continuo cambiare, diciamo, anche della forma. In questo momento sì, l'idea che tu dicevi di aver preso dalla poesia francese, che forse bisognerebbe anche spiegare per trovare il tempo, perché è interessante, insomma. È statunitense, però secondo me non nega alla radice l'idea di creare quindi un'opera mondo, per quanto, come dicevo all'inizio, diffratta dall'interno, in qualche modo orizzontale, scucita, paradossalmente matematica, composta di più sezioni che quasi si contraddicono l'un l'altro, cioè sostanzialmente aggiornata. Ecco, questo è dal mio punto di vista, insomma, di lettore. Vuoi leggere le prose? Sì, leggerei a questo punto, e magari dare anche tattilmente l'idea della differenza di quello che appunto sono questi testi qui rispetto a quanto ho letto finora. Quelle che inizio a leggere in realtà non sono inedite, sono testi da Il paziente crede di essere, che è una raccolta di testi che in realtà un po' sono di tipo narrativo in senso stretto, e vengono dagli anni 90 più o meno, risalgono a un passato non remotissimo, neanche così prossimo, e l'altro. Le altre invece vengono in parte da un libro collettivo, Prosa in Prosa, magari ci sarà modo di parlarne, che riprende una formula, diciamo, di Blaise, che è appunto prosa in prosa, cioè prosa très prose, prose très prose, cioè qualcosa che veramente ha niente a che fare con la poesia in prosa, tantomeno con la prosa lirica, e poi invece dei testi ancora diversi, nuovi, che confluiranno in quello che leggerò ancora altri metri invece da lì, che si chiamerà, si intitolerà, quando avrà un'editore oggettistica. E quindi leggo, salto quasi tutti e leggo direttamente dal paziente crede di essere. Don pulisce con una salvietta umida la plafoniera della lampada alogena polverosa, sì, ma cosparsa in particolare di resti a migliaia di piccolissimi e piccoli insetti, alla fine sul riquadro umido della carta rimane una media accattivante, neoformazione e volo, insetto, somma di molti, quale scienza, di mandibole, aline, zampe, frantumazioni di creste, un crepitio visto, dedalo, frattale, una variante genetica post-mortem, necrozoon. E uno biondo molto nervoso, con gli occhiali, aspetta fuori dal bar provando la coerenza di quanto vede con quanto gli dice l'auricolare. Canta un gallo registrato in un vicolo a fianco, sembrando però molto lontano, il rumore del ferrarsi di supporti a un cuoio indica una bottega. L'altro, con i capelli neri, ha appena finito di pensare ora di volto e esco, non lo lasciano continuare, un piccolo colpo di tosse discreto al primo piano, il disserrarsi di un portone, gli sono sopra in cinque, la TV è senza audio. Le velature azzurre sono progressive, tutte le macchine sono macchine che passano. Il pomeriggio trattiene tutta l'estate, la piazzetta vuota, l'acqua gettata dalla cannella, la più discreta, non può finire, per questo finisce sul muro medievale, scalzato via da un arco di selci oltre le carcasse, scritto quasi in spray, completato da gesso, Eraclito. Questo è il testo che conclude la raccolta, Interni. Senza dubbio, una parte vuota dello specchio, ovviamente vuoto, riflette ovviamente il dubbio di Lia sulla presenza
dell'amica col suo stesso nome. A sua volta, una parte del nome con il suo non diverso specchio riflette col suo sistema di vuoti legati la mancanza doppiamente cava del dubbio di Lia. Di questo parlano all'esterno della gabbia i domatori. E qui iniziano invece appunto gli inediti che appunto soprattutto questi due frammenti iniziali, che non sono iniziali nel corpo del libro, ma insomma che considero iniziali nella lettura di stasera, hanno molto di francese. Grazia, una poetica. Staccare la batteria, attendere 10 secondi, reinserire la batteria nello chassis, inserire il cavo di alimentazione, prima nella presa e poi nel PC, aspettare che il LED batteria finisca di lampeggiare, accendere il computer. Sul gioco è tutto molto chiaro, si tratta di frasi, faccio delle frasi. In letteratura spesso non ci sono frasi ma idee, e le frasi sono pervase di idee. Io non ho idee. Facilitazione. Perché la gente non si ammazzi, lì ci mettono le transenne, ci mettono le barriere, delle barriere, fanno in modo che non si buttino, che ci pensino. È difficile scavalcarle, scavalcare i muri, fanno anche dei muri, dei muretti bassi per le galline, per i movimenti degli animali piccoli, ma sono deterrenti, come dicono, per chi vuole buttarsi, per la gente, se volesse casomai ammazzarcisi, non è detto che non ci riesca comunque. Allora mettono delle reti solide, quelle della conigliera, poi per gli animali più grandi, un gibbone, due gibboni, mettono quelle che possono, alte, alzano le reti in modo che siano alte, fanno degli sforzi in modo che ci sia anche una distanza da dove si cade, uno spazio, come un gioco, un lasco, una specie di fossato che scavano, o possono non scavarlo, magari c'era già prima, loro ne approfittano, allora vanno molto indietro e allineano delle punte respingenti, altrimenti del filo spinato o elettrificato, oppure sia spinato sia elettrificato, entrambi, in modo che la gente non possa ammazzarsi, che se vuole buttarsi giù si prende la corrente, la scossa, salta in aria, frigge, li brucia, non si butta e non può buttarsi, viene respinta, si attacca con la pelle del pollo, il tegame, mettono un militare ogni 7-10 metri con la baionetta, il fucile, la mitraglietta, la beretta, fa la staffetta per fare la guardia, perché spari se loro se provano ad avvicinarsi, i piantoni gli sparano perché non si ammazzino questi e quelli, uno non si butti giù, non ci pensi, per fare smettere, la gente smettere di pensare queste cose, bisognerebbe entrarle nel cervello per risparmiare tutti i muri, lunghiere, grati, cordoni, fili, i soldati, sarebbe più facile, forse è più facile. Fidarsi. Mi fido delle persone, sbaglio, non dovrei. Fanno delle cose orribili, sono talvolta orribili, non mi fido, non dovrei almeno, ma mi fido delle etichette, quello che c'è scritto, il contenuto, gli ingredienti, le percentuali. Vi si nota uno scrupolo e si leggono dei numeri. Conta, ci si può fidare, le etichette non sono persone, mi fido. Non mi fido dei politici, non ci sono i contenuti, non ci sono i numeri, se non ci sono i numeri si rimane di stucco, uno si gira, resta di stucco. Non ci si dovrebbe fidare, non fidarsi dei politici è qualunquismo, anche fidarsi è qualunquismo, non mi fido dei qualunquismi, fanno delle cose orribili, non sanno. Mi fido della metropolitana, i cartelli dicono dove stai andando, dove sei, sbagliano sul futuro ma non sempre, sempre in senso temporale, non spaziale, che vadano in alcuni luoghi e non in altri, è certo, tutto il resto no, non c'è da fidarsi. Meglio non dare appuntamenti, anche perché non c'è da fidarsi delle persone, come fai a dare appuntamento se non ti fidi? Dei dottori ci si può fidare perché hanno la segretaria, finché hanno la segretaria. Così, se l'appuntamento salta ti avvisa, la segretaria ti telefona per tempo, si scusa, ha tutta una cerimonia per queste cose, è cerimoniosa. Poi, se l'appuntamento invece è confermato e tu vai in visita, allora no, cambia tutto, una volta che entri devi smettere di fidarti dei medici. Dai medici può succedere di tutto, con o senza barzellette intorno, a pieno di barzellette intorno su di loro, ce n'è un migliaio, tuttavia c'è poco da ridere. Se il medico sbaglia tutto e tu peggiori, lui non ti telefona, non ti fa nemmeno telefonare da altri, si scorda, sembra, anche della memoria, non c'è da fidarsi, non solo quella dei medici è fallibilissima, ma i malati pure, i pazienti dimenticano. A questo serve la malattia come promemoria, a meno che non si trasformi in morte, perché allora non serve più a niente, e non serve più niente, non manca niente. Uno ha tutto quello che gli serve, niente. Poi pensano a tutti gli altri, fanno loro le telefonate, continuano i discorsi, i loro rituali, ti mettono le parole in bocca, ti legano la testa, ti abbandoni, ti fidi. Quando uno è morto si lascia trasportare. Gli altri pensano ai vari giri, si prendono le incombenze, ma non c'è da fidarsi di loro, lo dicevo, nemmeno della morte. Allora, non c'è da fidarsi della morte. Aiuta.
fuori dal tempo? Sì, siamo sì, possiamo concludere così? Sì, no, l'ultima cosa la sequenza questa qui? Voi. Salto qualcosa. Sequenza degli intellettuali. Ah, quando c'era Pasolini, che rimpianto, Pasolini, gli intellettuali, Pasolini, permangono degli intellettuali e si vedono, fanno dei film su Pasolini, una soluzione come un'altra, una soluzione tira l'altra, l'annoso problema che ogni stagione si ripresenta, puntuale. Prendiamo un caffè, dicono, prendiamo un caffè, con più slancio, andiamo al caffè, prendono un'aranciata, due tranci di torta, le mussole, andiamo subito, così andiamo e grandi sorprese. Prendiamo un caffè negli anni 60, c'è Moravia, c'è Pasolini, entriamo nel vivo del dibattito, usiamo degli aggettivi, a volte terminano con istico, entriamo nella, che dura di più, televisione, per criticarla da dentro. È per certo, è un intellettuale, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, gli vanno e vengono, come si vede, mettiamo che un pomeriggio come riservando, come a Fiocco, una vita al 20, di rimpetto a 19, Moravia ha una piccola rendita nelle biografie, Pasolini fa il film, per fortuna gli anni 70, tuttora una star, e insomma uno sta attento a capire bene che una strada poi tutti, e ci passano un po' tutti, si stenta a capire. La situazione si è complicata dopo la tragica scomparsa degli intellettuali. Prima c'erano, poi improvvisamente. Allora la prima cosa che ebbero pensato tutti è stata. Saranno scesi un momento, mo ritornano, non ritornavano, le persone erano molto preoccupate, erano complicate, delle situazioni senza interpretazione, alcuni si domandavano come faremo, l'ascensore era fermo al piano, saranno andati a comprare il latte, i cerini, tipo una tabaccheria aveva finito, cerchiamone un'altra, adesso li rivedremo, manca molto poco, invece no, anche chiamando i carabinieri, li vedevano sotto i baffi, dove saranno finiti? Sono passati giorni e mesi, anni, ormai tutti si sono abituati alla scomparsa, ma all'inizio è stato difficile, si andava al lavoro la mattina con della angoscia, che dire, che fare, non si sapeva come sfilare i bulloni dai cerchi, aprire le scale, vendere il merluzzo, era tutto bloccato, l'intera nazione allo sbando, quasi la guerra civile, facevano delle multe, per fortuna esce Berlinguer nel televisore anche due mattine, tre, cinque minuti, dice state calmi, tutto sotto controllo, andrà tutto bene. Alla fine degli anni 70 sono entrati tutti, poi non è entrato nessuno, non era vietato, ma non entravano più, un po' anche colpa degli intellettuali, quando gli intellettuali hanno capito, sono andati in gruppo, prima in TV non c'era nessuno, due, tre presentatori, al massimo cinque, poi hanno capito che potevano andare, sono andati, prima la telecamera non li riusciva a prendere, all'improvviso sono entrati nell'inquadratura, all'improvviso non escono. Dove saranno? Dove saranno? Che disperazione, guarda bene. Un giorno gli intellettuali torneranno. Sarà tutto diverso, essi non venderanno più le pene come si racconta, gli indicibili orrori facevano specie, la specie umana, loro però torneranno uscendo dalla tasca, il loro ruolo finalmente lo avranno, riavranno come società, la società tira un sospiro, essa sorride, va in gita sui denti, ridenti, motoveicoli, si va al mare, ostia, freggene, tutte le mamme ai balconi, quei bimbi ridete nel mentre la primavera guariscono per sempre dalla rinite. Altrimenti dopo gli va il crack l'agenda, per allora sbagliano tasto, niente gita, o essi vorrebbero tornare alla ribalta, con una invincibile ribalza, essi risarciscono, o il sole arride loro, vogliono riaversi e fare la vendetta delle ingiustizie subite durante ciò, interpretare la voce del popolo anche in sua assenza. Quadro, quadro, esclamano, c'è un attimo da aspettare, intorno il tecnico poi accadrà. Questo documentario è di grande interesse. Vedono un documentario sugli assiri, spiega come facevano i manufatti. Andavano svelti anche sui diritti umani, c'era una superficialità, morivano come le mosche. Qualcuno vuole interloquire con Marco? Qualche domanda, curiosità, dentro la formula di prima. Va bene, allora adesso andiamo avanti. Fanno cenni. Anche se in assenza, a questo punto avevo chiaramente preparato qualche cosa anche su Vincenzo Scuni, in attesa di. Adesso c'è un video, come vi ho detto prima, soltanto, quindi non vi chiederò con la raffica biografica, anche perché tutta questa biografia che voi vedete, che avrei sintetizzato, sul piano della scrittura si sintetizza molto più semplicemente. Da un certo punto di vista Vincenzo Scuni è quasi l'opposto di Marco Giovinale, nel senso che è autore di una sola opera. E adesso Marco ci spiegava come il De delle restrizioni è in qualche maniera esploso in tutte le direzioni, a contatto appunto con le poetiche statunitensi e francesi. E Vincenzo Scuni invece è l'autore del Faldone. Il Faldone è appunto un'opera mondo più tradizionalmente intesa, anche se si compone, si ridecompone continuamente. C'è un sito
www.faldone.it, dove mi pare dal 2010 Vincenzo Stuni mette tutti quanti gli aggiornamenti di questa sua opera in Fieri. Quindi abbiamo un monumentale lavoro che però volta per volta viene in qualche maniera tagliato nel suo progresso, nel suo progredire, fotografato da alcune edizioni cartacee, che sono quelle che vedete sotto. Ne sta uscendo un'altra, sì, in questi giorni, una quarta, quindi Faldone 08, e poi Faldone 020 e infine Faldone 039 estratti, quindi il più recente del 2014. Adesso ne sta uscendo un altro, poi in questo stesso anno probabilmente non usciranno ancora, ma non sono altro che delle fotografie parziali di un lavoro che si sta costruendo nel tempo e per cui valgono in modo forse più naturale, diciamo, le categorie che abbiamo visto all'inizio del nostro incontro, perché è un'opera che ha una struttura che è questa qua. Se noi prendiamo la più grande, la massima delle versioni, che è il Faldone 059, poi 98-99, cioè tutte le poesie che lui comincia a scrivere nel 92 fino al 2014, poi qui ha fermato nel 2014 e ha cominciato un altro Faldone che si costituirà di questo più altre aggiunzioni, mettendo a nudo sul sito tutto quanto il suo lavorio, anche filologico, autofilologico, in questa maniera lui sintetizza l'intero suo percorso per aggiunzione. Cos'è il Faldone? Il Faldone, ovviamente, per sua natura è un'opera di complessità, cioè sarebbe fin dal titolo, diciamo, aggrega materiali differenti. Il Faldone si compone di moltissimi faldoni, cioè sezioni, appunto da 0 a 59 e poi altre finali, con una struttura interna che è sempre in movimento, ma che nel 2014, prima che lui ci rimettesse le mani, quindi questo vuol dire opera mondo, però anche in questo caso continuamente in Fieri, in divenire e riscardinata, tuttavia fermando il Faldone nel 2014 aveva una struttura complessa davvero quasi dantesca per certi versi, con un percorso interno, ciascuna delle sezioni composta è come un canto. Ciascuno dei faldoni, come un canto, a sua volta al suo interno, composto da ulteriori sottosezioni. Queste sottosezioni hanno uno schema fisso, e dal punto di vista formale e metrico. Lo schema fisso è quello di mettere il testo, come vedete in questo caso, altrimenti non capiamo di cosa stiamo parlando, di quale lavoro stiamo parlando. Ciascuna delle sottosezioni, ciascuna sezione che va poi a comporre il Faldone, questa opera monumentale, Pandiana, la Olson, questo poi dovremmo aprire un dibattito, ma lo faremo quando c'è lui, è fra parentesi. All'interno, e la parentesi marca molto probabilmente il palcoscenico mentale del poeta personaggio, e quindi anche qui c'ha, ma in modo anche molto più esposto e visibile, un punto di partenza potentemente lirico, okay? E anche questo è un fatto di realtà, parlavo di realtà prima rispetto alla poesia di Giovenale, anche in questo caso la realtà è: io parto da ciò che conosco, quindi dalla mia esperienza e dalla mia mente, cioè da questo campo marcato dalle parentesi. Fuori dalla parentesi non so cosa ci sia, infatti c'è un ultimo Faldone in cui c'è la parola è fuori, il sintagma è fuori, e che è scritto fuori dalle parentesi, perché fuori da queste parentesi non si sa che cosa ci sia. Quindi il punto di partenza è sempre interno alla mente del poeta. Però le virgolette indicano, che sono sempre presenti, che in realtà siamo la voce che deriva dall'interno, dalla mente, dal luogo mentale, psichico del poeta è già attesa a un dialogo. C'è già, è tesa a un oggetto, è tesa cioè alla rappresentazione di qualcosa fuori di sé, alla cattura di qualcosa fuori di sé, di un senso, di un oggetto, di una voce e di altre esistenze al di là della propria.
E quindi il percorso che vi dicevo è un percorso che comincia dall'io, quindi comincia con la messa in discussione anche su categorie filosofiche, perché il linguaggio che è molto complesso, è filosofico, è biologico, è personale, e affronta l'io. Poi l'esperienza, e poi dall'io esce il tu si precisa in una serie di persone, di facce, di situazioni, e improvvisamente al centro dell'opera la nascita del figlio, quindi c'è proprio un percorso, il poeta qui è un io personaggio, la nascita del figlio fa da punto di svolta, perché la nascita del figlio pone il poeta al centro di una vicenda che è anche una vicenda biologica, quindi la propria vicenda individuale diventa vicenda di specie, e a quel punto c'è uno scatto, per così dire, filosofico, per cui il poeta all'interno della propria esperienza di padre comincia in certi modi attraverso la sua paura, le sue paure e anche la sua parola, a prendersi cura, interessante lapsus, a prendersi cura della, non solo della storia del figlio e del proprio rapporto, ma della storia dell'umanità, quindi comincia a esplorare la storia umana. Il nesso quindi la specie, la storia, l'orrore, le pagine oscure della storia, che sono però a sua volta messe, a loro volta, incastonate all'interno della vicenda dell'inorganico, quindi non solo del biologico, tutto del bios, ma anche dell'inorganico. Quindi su una base di esperienza personale, in realtà nel Faldone cominciano a accumularsi per onde concentriche materiali che hanno a che fare non solo con la vita umana, con la storia, con il vivente e con il cosmo. Quindi c'è davvero una forza, a un certo punto, chiaramente dantesca, perché Dante viene anche molto molto citato, Dante e altre presenze, comincia un fittissimo gioco di intertestualità, fino a delle grandi allegorie finali dell'ultima sezione, in cui questa coincidenza di microcosmo e macrocosmo spalanca per certi versi la realtà dell'immaginazione oscura, con delle, nelle ultime sezioni, delle incredibili immaginazioni anche di incubi che attraversano la storia personale e la storia tutta, per ritornare a un punto finale che ci riconduce all'inizio, cioè che riconduce il poeta alla radice della sua scrittura, del suo discorso, cioè a un io che però nel frattempo è diventato noi, cioè comunità. E questo è lo stile di Ostuni, quindi la sua terza rima, per certi versi, è questo verso che Lego Teresa ha definito a fisarmonica, perché è chiaramente un verso costruito sul verso di Pagliarani, insomma, in particolare di Pagliarani, condotto, oserei dire, a perfezione, nel senso che ora si distende in delle lunghissime campiture prosastiche, adesso invece si dettaglia in delle spezzature ritmiche quasi vertiginose, e in questo gigantesco verso precipita come una colata lavica tutto il vissuto, umano, non umano, sempre però a partire, vedete, quasi dalla mente, simbolicamente, se no quella forma si fa sostanza, da queste parentesi che sono il punto di vista della parola, il punto di partenza della parola del poeta. Il punto finale, appunto, devo chiudere rapidamente, il punto finale è duplice, cioè tutta questa vicenda umana e non umana ha a che fare con, comunque con la necessità di essere in vita e di godere di quello e di stare dentro la situazione attraverso la parola che la significa. E quindi la dignità della parola, la dignità, e questa è una conclusione molto leopardiana, in realtà è anche Leopardi, un'altra presenza costante all'interno della poesia di Ostuni, che combina varie tradizioni, e Leopardi in qualche modo è avvicinato a Deleuze anche, stranamente, uno strano cortocircuito, per cui quello che bisogna fare è comunque, scrive lui, capite in fuori la dignità del mondo, quale che sia la vicenda di morte, di consunzione, il tempo che passa, tra l'altro il tempo, l'ossessione del tempo è anche molto presente inevitabilmente nella poesia di Marco Giovenale, godete della gioia che è il lamento, meritate di quel che vi succede. E poi, infine, proprio la dignità dell'essere umano e la dignità del noi, che riesce attraverso la parola quantomeno ad esplorare, a esprimere questa esplorazione. Ecco.
scusate la rapidità, ma spero di essere stato rapido ma abbastanza chiaro. Mi aveva chiesto Vincenzo di leggere delle... adesso facciamo... Riepitiamo il video e poi se c'è tempo leggo un paio di poesie che mi aveva chiesto di leggere. Almeno in linea di principio è interminabile e dunque deve essere in qualche modo trattato.
nella conferenza che cosa succede? Che nella conferenza io ho sviluppato quattro versioni di questo testo, è in corso una quinta versione, ciascuna delle quali è maggiore che la precedente, e rappresenta un quadro istantaneo di un processo di scrittura che in realtà è continuamente in corso. Queste quattro versioni sono state parzialmente pubblicate su carta, la prima versione si chiama Fattore 08, che è stato pubblicato, e il mio primo libro di poesia, in effetti, è stato pubblicato, anche se comprende poesie scritte fino al 2000, è stato pubblicato nel 2004. Un secondo si chiama Fattore 020, comprende testi scritti fino al 2006, che è stato pubblicato nel 2012. Un estratto dal terzo è stato pubblicato da Ragno nel 2014, con il nome di Fattore 039, estratti 1. Un secondo è di grandissima pubblicazione per Aurelius, si chiama Fattore 037, estratti 2. Qualcuno l'ha notato per la nostra serie 37, anche in italiano. E ne uscirà un quinto entro l'anno, o all'inizio dell'anno prossimo, all'inizio del 2019, per il Saggiatore. Che cosa fa? Quali sono altre caratteristiche di questo gioco, di questo gioco di mistica, che fa come rappresenta? Pensavo a una domanda che è stata rivolta a Luigi Severi sul carattere modernista o piuttosto contemporaneista del mio testo, e il pensiero è naturalmente andato alla presentazione di Giuliani, all'antologia di Novissimo, in cui si poneva in una maniera ancora più rilevante proprio questa contrapposizione tra nuovi e nuovissimi, diciamo, moderni e contemporanei. Sicuramente il modernismo letterario ha avuto un fascino molto profondo su di me, in particolare con voi, insomma, cioè essere sicuramente un venditore di rinvenimento. La contemporaneità tanto novecentesca, tuttavia, in un certo senso partecipa alle stesse tragedie, quindi io non vedo una contrapposizione, è come me, ovviamente molti altri, fra il modernismo e gli avanguardie novecentesche, e le neoavanguardie novecentesche. Il make it new di Paolo in un certo senso poteva valere sia per le une sia per le altre. Chiaramente la mia scrittura si forma in stessa persona, si forma in un'epoca della mia anni 80, degli anni 90, della mia adolescenza, della mia prima giovinezza, in cui Naked New sembrava essere tecnicamente tramontato dall'orizzonte delle arti, in particolare della poesia, visto che di questo si parla. Quindi io direi che di non potermi riconoscere pienamente in nessuna delle due prospettive, proprio perché l'idea, come spiegava Rosa in Caos, la novità è un mito del modernismo, è un mito del Novecento, e io in un certo senso non ritengo né nuovo né nuovissimo, e neppure ovviamente vecchio. Mi ritengo contemporaneo nel senso che dovreste rispetto al tempo, cioè io ho l'ambizione di rendere questo la scrittura in versi, per quanto se c'è tempo spiegherò che i versi sono abbastanza poco versi, insomma, profondamente contemporanea, completamente contemporanea. Tuttavia, questa contemporaneità è estremamente problematica dal punto di vista della novità estetica. Io non mi riconosco in una punta, non mi riconosco come qualcosa che viene dopo la rottura di un paradigma, non riesco a interpretare la mia stessa scrittura in nessun senso che si voglia, anche se sono veramente storicista o teleologico. Non è qualche cosa che riesco a fare, forse perché in un certo senso la mia scrittura nasce in una temperie post-moderna. Temperie che devo considerare anche nella mia piccola città critica, anche con
con il gruppo di amici con cui negli anni 90 iniziavamo a scrivere, abbiamo molto polemizzato. E tuttavia credo che lo stigma della mia generazione sia quello di essere nati o di credere, di aver dovuto credere di essere nati dopo, come si dice, la fine delle grandi interpretazioni. In un certo senso, a riguardo di questo, penso sia un drammatico testo che di fatto apre il fandone, e che leggo in una versione già superata, cioè quella pubblicata nel mio primissimo libro di poesie. Raccogliamo, voglio dirti, la spazzatura d'Occidente, la mettiamo nei sacchi alla rinfusa, e di juta, e di carta, e di plastica, ci mettiamo Dio e la notte, ragione e immaginazione, itinerario mentis, storia, scienza ed eros, agape, spirito e predestinazione, utopia, felicità, mercato e diavolo, genio, postmoderno, essere e tempo, ci mettiamo, e per finire il linguaggio, significante e significato e significazione. Ed ogni cosa in fila, per 3 o per 7 o 10. Poi, come il vagone scalzo e scappellato, quello di qui a Piazza dell'Unità, quello che è morto, riuniamo allora un unico faldone. E infine giudichiamo cosa farne, cosa è marcio e cosa si può usare, se un bagno barbarico di sangue, se ancora un'altra scepsi da accademia, o tutta una novella annunciazione, o chissà quale accidente improvveduto. Allora, è chiaro da qui che l'ambizione è quella di raccogliere i frammenti, come se si vivesse anche in un'epoca di frammenti. E tuttavia questa ambizione apparentemente minima, la figura di questo barbone, effettivamente un barbone che viveva nel mio quartiere e che andava in giro questi sacchi sparati che contenevano chissà cosa, come spesso succede per la presenza dentro, quindi l'idea di raccogliere questo diverso materiale esistenziale, storico, concettuale in diverse buste, di ricostituire un ordine del quarto all'interno del caos, e quindi ovviamente un ordine in netto, insomma, ha una tensione costruttiva. Non è semplicemente il regesto del dabile in maniera confusa e disordinata, ma ha una tensione costruttiva. Tensione costruttiva che tuttavia dovrebbe essere il più possibile anti-automatica. Questo che cosa significa in pratica? Questo fantome, sapete cos'è? Io è una cartella d'archivio, insomma, è un archivio. È diviso in un numero di sezioni che vanno crescendo nel tempo, e queste sezioni sono, la suddivisione di sezioni ha un doppio criterio, da un lato c'è un criterio tematico, ovvero ci sono sezioni che parlano di cose estremamente diverse tra di loro, ci sono sezioni autobiografiche che parlano del rapporto con mio figlio, con i miei figli, ci sono sezioni erotiche, ci sono sezioni che invece ragionano di metafisica, di linguaggio, di storia, ci sono invece sezioni più legate a una forma di oggettivazione poetica, quindi in effetti che sono ben operate dal punto di vista tematico. Ma l'altro criterio è anche il criterio di genere, cioè esiste un ordine all'interno del testo che va da una premessa più legata a considerazioni generali di ordine teorico fino al concreto della storia, dell'autobiografia e infine di nuovo verso una dimensione più astratta, più collettiva. Quindi il fandone è sommamente disordinato, affezionato al proprio disordine, e tuttavia cerca un ordine paradossale. Per rispondere a un'altra domanda di Luigi Severi, cioè la relazione di del fattore con l'idea di dialogo. Allora,
tutto quanto è fatto nel sito di arresti, grafici tra parentesi, e all'interno di queste parentesi sono sempre presenti le virgolette capolavi, ovvero ciascun testo inizia e finisce con parentesi, virgolette capolavi aperte, finisce, pardon, inizia con parentesi, virgolette capolavi aperte e finisce con parentesi, virgolette capolavi chiuse. All'interno di queste, questa gabbia, se vogliamo, molto spesso, non sempre, molto spesso, il contenuto ha una struttura dialogica, cioè ovvero sono due personaggi che parlano, in certi casi sono anche più di due, in qualche caso si tratta di monologhi, però idealmente sempre rivolto all'interlocutore che magari compare per un momento successivo. Anche nella nascita di questa attitudine c'è forse una componente legata alla teoria culturale, questa idea di singolo libro è nata, in particolare forse l'accento che era una certa parte della scuola di Franco Corte, ma in particolare davano in quegli anni all'agire comunicativo, ai processi di liberazione, alcuni dei motori di riferimento, visto che ho fatto studi soprattutto filosofici e prima psicologici, sono Rawls, Rorty, hanno fatto tutti riferimento a procedure decisionali e di produzione della conoscenza che avvenivano attraverso il dialogo. In particolare, per alcuni anni, ho studiato un autore molto diverso da questi fenomeni, ma tutto era legato a una funzione fondamentale, che è Wittgenstein. In particolare sono occupato delle scelte filosofiche che sono un po' fondamentali. Il professor Wittgenstein, da una parte, disse che se non avesse fatto il filosofo, mi sarebbe piaciuto fare il poeta. Io non ho fatto il filosofo, nonostante le mie ricerche in filosofia, e tuttavia ho provato in parte proprio dalle teorie di Tommaso questa attitudine dialogica. Alla quale secondo me avete anche. E di cosa vogliamo? Chiaramente non credo sia più attuale, o non la sento giusta per me, in tutti i casi, una propensione, diciamo, di legislatore cristiano, di Dio assoluto, che cosa che la cristianità post-romantica ha assunto come naturale configurazione, anche solo narratologica. Quindi ritengo che la soggettività, il carattere di soggetto di chi parla all'interno dei testi poetici sia debba in certo senso essere piuttosto incerto. Non si deve essere sicuri che sia vero che devo parlare, e in tutti i casi non riconosco molto delle cose che dico nei testi, cioè non sono in grado di scriverle, né anzi. Spesso penso al contrario, immagino questi testi come delle prese di posizione momentanee, oppure come dei dialoghi tra personaggi immaginari che possono avere delle posizioni anche di contrasto tra di loro, come spesso succede. Spesso i miei testi sono ospitati in un minimo maschile e un più femminile che mettono in contrapposizione. Io anche maschile, in altri casi mettono in contrapposizione la loro visione del mondo, cercano anche una logicazione, cercano un compromesso, oppure registrano una distanza definitiva. Quindi l'aspetto dialogico, come la domanda di Luigi Severi è giustamente un'invita a sottolineare, è senz'altro centrale nei miei testi. Io credo lo vivo come un elemento normativo, insomma, di poetica, in certo senso non vorrei che i testi fossero troppo esenti da queste caratteristiche. Se posso dire ancora un'altra cosa, ritornando alla domanda sulla contemporaneità e ritornando al testo di Giuliani, c'è un'introduzione giovanissima. Luigi Severi mi ha fatto il cuore di leggere dopo che non lo prendevo, c'è una notazione che non ricordavo all'interno del testo. Ovvero l'idea che un aspetto dell'essere contemporaneo della poesia sia vissuto dai moltissimi, cioè nella loro autoriflessione, tra quei italiani,
20 anni l'aver riallargato i temi di cui la poesia è in grado di occuparsi. Cioè dopo periodo a un certo punto viene chiamato il realismo coatto, in cui sembrava che la poesia potesse occuparsi solamente di un ristretto numero di cose, Giuliani, lodando il lavoro suo e dei suoi compagni, ovviamente vanta la capacità di aver riallargato la sua poesia. Ecco, in questo mi ha colpito perché devo dire che ho sempre cercato di fare lo stesso. E mi è sempre parso che questo mezzo, così negletto, così trascurato, così dimenticato dal mercato, dalla editoria, sia tuttavia ancora veramente molto in grado di parlare di tantissime cose. Sebbene in questa maniera non legiferate, non narcisistica, estremamente non conclusa, non definitiva, anche insieme esplosiva, che è quella che ho cercato di raccontare prima. Quindi io nel mio fandone affronto quello di tutto, ecco, insomma, compreso certi aspetti di poesia civile, che sono di cosiddetta poesia civile, che sono secondo me particolarmente difficili da trattare in questo momento. A questo proposito voglio dare un paio di testi da una sezione che si chiama Paranoia e Caritate, che è pubblicata su Opt-out, con cui c'è un noi che si rivolge a di voi, non è per caso che siano gli uni e che siano gli altri, tuttavia è chiaro che il noi è dalla parte del caritate, insomma, e voi ne è tendenzialmente stuccato. Attendiamo riscontri, dicono, riscontri documentati per le vostre insoddisfazioni, prove dei raggiri, delle mancate acquisizioni. Non siamo noi a dovervi prendere in cura, e la cura in sé, piuttosto, a non lasciarsi prendere da voi o da nessuno. Non saremo certo noi del resto a offrire un sostegno alle vostre infondate lucubrazioni. Inoltrate il materiale richiesto solo se e quando l'avrete finalmente rimesso in un ordine decente. Sappiamo di essere odiati, confessano un tratto, ma sappiamo anche che non è per vostra scelta. Non temete, possiamo schivare con facilità. Tenete, almeno per voi, invece, il senso profondo dell'amore. Tenetelo in un comune repositorio. Sulla punta, questo avrà la chiave giusta per svolgere il legaccio che ci stringe. Allora, tornerà tutto su voi il lucubrato cliname della storia. Certamente faremo un passo indietro, promettono allora. Non saremo con voi per un tempo infinito. Siamo reali come le vostre fantasie. Indossiamo vestiti continuamente disuguali. Ecco, questo testo è davanti a lungo. Chiaramente temi di questo genere politici vanno affrontati in una maniera non direttamente oratoria, insomma, e deliberante. Prima. Forse chiuderei progressivamente con una nota che risponde a un'altra domanda di Luigi Sleri sul tipo di verso che io utilizzo. Allora, si tratta di un verso intensamente orizzontale, direi. I miei libri vengono immaginati così, ma forse si vede anche se riesce, se sono per lo più immaginati in una maniera diversa da solito. E i miei versi, non so se era proiettato o distribuito al pubblico, forse sì, diceva Luigi, hanno una caratteristica intensamente orizzontale. Questa certamente viene dall'esempio di alcuni neorealisti, in particolare di Talleyrand, anche di Sanguinetti,
avevano entrambi questo verso. Va detto che soprattutto i Sanguinetti, ma anche i Pagliarani, questi versi sono chiaramente lunghi, cioè, sono versi lunghi che a volte erano spezzati, però a capo un gradino, come faceva anche il Caroni con versi molto brevi, e tuttavia la tabulazione del verso non è mai sparsa nella pagina. Invece il mio tentativo è mettere in questione la distinzione tra versi brevi e versi lunghi, ovvero non si tratta di versi lunghi che vengono spezzati da capo e proseguiti consecutivamente alla riga successiva, ma si tratta di versi lunghi e brevi mescolati fra di loro e distribuiti nella pagina in maniera a volte chiaramente visualizzabile. Uno degli aspetti della mia produzione è quello della cura dell'immaginazione, che ho sempre fatto io personalmente con i miei libri. È stato parte del mio mestiere immaginare i libri, ora per fortuna non è che il libro italiano, ma per tanti anni, per alcuni anni, ho fatto anche un immaginatore editoriale e credo che questo aspetto materiale tipografico della cura dei testi sia una loro caratteristica fondamentale. Un'ultimissima cosa da sempre dire è che se in stampa registrano istantanee sugli stadi di sviluppo di questo organismo, lo sviluppo dell'organismo testuale nella sua durata e continuità è in effetti registrato su un sito che è il mio sito www.fallone.it, dove non solo si possono trovare tutti le stesse stampe e anche la produzione critica che mi riguarda, i materiali spero un giorno magari anche questo video, ma si può seguire quasi continuamente il suo farsi e il suo modificarsi. È un sito che viene aggiornato di continuo ed è diciamo anche una sorta di, è stata definita da qualcuno anche come uno strano esperimento, appunto un esperimento di action poetry in un certo senso. Direi che spero di aver dato un quadro esaustivo, di non essere troppo dilungato, e sono sicuro che PG Severi è uno dei più accurati, anzi è più accurato conoscitore dei testi. Completerà questa informazione e rendendole ancora più interessanti per il video. Ringrazio tutti. Allora, ringrazio i sopravvissuti per la pazienza e bene. E qualcuno qualche veramente insomma vogliamo se volete discolora tanta perché tutto quanto è spostato un po' in avanti, ma volete fare qualche domanda? Purtroppo non è venuto fuori dalla lettura in video una caratteristica fondamentale anche della poesia di Ostuni, che è anche quella in realtà ritmica, che è molto intensa, molto forte, insomma. Io non so se voi ce la fate, no, potrei leggere io un testo suo, ma vedo aria distrutte, insomma, non lo so. Possiamo, anche per dare l'idea, perché effettivamente poi il video non è chiaramente come è una banalità, insomma, come essere in presenza e di conseguenza manca qualcosa, quindi è tecnicamente proprio annoiante. Per esempio, penseremo domani. Vedete, questo è quello che diceva Ostuni sulla composizione, no? Quindi sono dei testi lunghi, chiaramente, come erano quelli della Vanguardia, variamente richiamata nel suo intervento da Ostuni. Penseremo domani, penseremo, certo, ma non adesso, penseremo domani, in generale, a tutto quel che importa, sai, così ti annuncio,
a che dovremo e non dovremo fare, a che faremo e a che non faremo, ci penseremo, ma solo dopo che ora e questa notte stessa avremo pensato noi due assieme, ieri, dopo che penseremo a cosa è stato, a cosa non è stato, in ogni modo e senso, a cosa è ingiusto, giusto, degno o indegno, in ogni aspetto, per filo, per segno, ci penseremo per benino a ieri, prima che ieri, non visto di soppiatto, pensi da sé, senza una scorta all'oggi, e pensando lo tiri, lo leda, lo morda, lo divori persino, ci penseremo noi ben prima che, pensandolo, lo ieri uccida l'oggi. E con oggi il domani saremo noi, giocando d'anticipo, a decimarlo, a ridurlo in corpuscoli, in brani di brani. Ma allora l'altro ieri troverebbe un doppio spazio, una doppia presa, ribatti tu. E quanto prima vedremmo, quanto rovini addosso all'oggi, l'altro ieri lasciato a sé, quanto lo inondi, lo sommerga via, quanto lo squagli, lo falsifichi, ovveri come nulla. E quanto soli resterebbero l'uno nell'altro allora impegolati, infisi, e quanto uniti stiano sempre in fondo altri ieri e poi domani, l'utilità del danno per il futuro, la linea temporale dei crinali, l'essere morte, infanzia, infanzia morte, il seme nero e pieno del destino, il certo buco nero della sorte, della storia, il poco vero, il minimo comune grado zero. Ecco, quindi c'è una forza dentro questi testi e c'è una variazione di ritmo all'interno di questi testi. Per quanto riguarda l'ultima cosa, e poi vi libero, sarebbe utile leggere tutto questo, ma questo ve lo risparmio, Bambole dentro bambole, in cui quello che dice Ostuni si vede pienamente, cioè il suo considerare la propria scrittura all'interno di un tempo moderno in cui non c'è epoca contemporanea e epoca modernista, ma l'avanguardia e l'avanguardia è vista all'interno di un'unica dinamica, e in questo senso anche ciò che faceva tradizione per l'avanguardia e l'avanguardia è concime, nutrimento per lui. Quindi Bambole dentro Bambole è un libro in cui ci sono moltissime citazioni di contemporanei, di contemporaneissimi, ma anche di Dante, di Sereni, di Leopardi, cioè tutti quanti gli autori che hanno costituito, di Montale anche, a proposito di Montale, e anche di Montale, che è un autore molto importante in realtà per entrambi. Anche per, e questa è l'ultima domanda, poi davvero vi libero, che sarà per Marco Giovanale, perché in realtà qualcuno ha paragonato, e questo vale per entrambi i poeti, in entrambi i poeti è stato notato una spina stoica, si è parlato qualche critico di stoicismo per Marco Giovanale, ma anche per Vincenzo Ostuni, stoicismo che come sapete era uno dei punti forti, uno degli elementi filosofici, morali, etici che sostenevano la poesia e l'approccio al mondo di Montale. In questo senso, quindi da una parte la mancanza di illusioni, quindi post-leopardiana in qualche maniera, e al tempo stesso però la necessità di congiungere tutte le vicende in una unica, si trovano per esempio in questo bellissimo sequenza che è tratta da Bambolo dietro Bambolo, quindi una sottosezione che si intitola Risveglio. Figlia dormiente, nella notte bianca, che fai poi 2 anni e mezzo, figlio veniente, che mamma e papà hanno perso la sindeto e la crasi, figlio di niente, che non siamo padre o madre noi, ma convulsioni, o pronte lacerazioni nella maglia severa, stretta dell'assenza di cause o latitanza, figlio di me crescente, che il solo sport è muovere te sulle tue 4 ruote, figlio di pomeridiane lagnanze, quando nelle ore vuote torni alla tua prima illeggibilità, figlio mio amante, e come tale per sé marcescente, già distante, che non potrai stringermi così come fai oggi interamente. Figlio, e giriamo io e te per Roma spinta, 2 sfigati, con un pezzo che è tanto che ci manca, figlio connivente che non si pente mai, che ogni rumore sente a 1000 chilometri, ogni odore su tutti i canali acceso. Figlio, che in te e vita e morte hai preso, entrambe nel nascere contemporaneamente. Non trovarti me più, figlio, ti prego, rapito in scuole o su mine a farfalla,
salta, continua a saltare sopra il letto, il mio che è anche il tuo, balla, figlio, tieni me e te, le sopracciglia al cielo, e il resto di noi sopra questa odorosa merda a galla, perdona che non è ignora, conosci che non è a valla, muori per conto tuo, ma non è questo che ti dico, né altro, né nulla di nulla. Applausi vanno ovviamente a Vincenzo. Anche al lettore. Ecco, no, quindi in un'altra pagina di questo bambolo dentro bambolo c'è proprio una citazione della morale di Montale. Chiedo a Marco, per ricongiungerci con l'inizio, soltanto l'ultima domanda e poi chiudiamo, che rapporto hai avuto te con Montale, come consiglieri tu Montale nella tua poesia? Problema da risolvere, nel senso che ovviamente forse è eccessivo il diktat della critica che vede il secolo diviso sostanzialmente da questi due giganti che sono Montale e Zanzotto, ma fondamentalmente sono sicuramente due entità con le quali fare i conti. E questo è durato per me personalmente per tutto il periodo fino appunto all'uscita dei primi libri, poi non so se chiaramente sotto traccia, soprattutto nella costruzione sintattica, nella spezzatura versale, metrica, torna come in realtà un fantasma che non è mai rimasto allo stato di larva, ma è sempre stato molto presente. Che partire dalle cose, va bene, esatto, gli oggetti chiaramente al centro, partire sempre dall'oggetto. E se non ci sono domande, vi ringrazio moltissimo per la presenza e per l'ascolto. E vi auguro.